questa è la mia prima volta al Freelance Camp, sono molto contenta e mi aspetto di trovare delle persone con cui fare rete e collaborare e magari anche dei buoni amici, perché no? Cosa ci aspettiamo da questa giornata, Mattia? Il tuo secondo Freelance Camp? Io ho tanta ansia perché mi ho detto. Sono qui per la prima volta, sono molto curiosa soprattutto e mi aspetto di incontrare delle persone che lavorano con molto entusiasmo e quindi con cui fare amicizia anche. Cosa mi aspetto? Mi aspetto un po' di spunti da portare a casa su cui lavorare, insomma. Di acquisire nuove competenze e di fare un po' di networking e conoscere colleghi freelance. Nuovi fondamentalmente dal confronto con le altre persone, anche perché ho letto che ci saranno degli interventi che mi interessano particolarmente, per i profili fiscali, di branding, eccetera. Di formazione, oggi vediamo gli speech, quale nuova idea ci possono dare e poi vediamo di fare qualche chiacchierata con qualche altro freelance. Un'iniziativa che mi ha colpito subito, soprattutto per l'idea di poter far rete, conoscere qualcuno, magari del settore in cui lavoro, magari no, e comunque stringere collaborazioni e imparare qualcosa agli altri. Prima volta al Freelance Camp, anche se lo conoscevo di fama, diciamo, lo seguivo online. Tanta condivisione. Condivisione, nuovi contatti sia professionali che umani. E un sacco di possibilità di confrontarsi, scoprire cose nuove. Nuovi input, nuove skill. Tanta ispirazione, carica, energia e conoscere altri freelance come me, sì. La Freelance Camp 2019 mi porta a casa tanto entusiasmo, tante cose interessanti che ho scoperto, anche soluzioni per il mio lavoro e spunti innovativi non solo per la vita professionale ma anche personale. Come le altre edizioni mi sento arricchita e felice di esserci stata. Sicuramente è sempre un'occasione per avere nuovi slanci, nuova ispirazione per progetti futuri. È stata entusiasmante, mi porto a casa un sacco di contaminazioni, un sacco di voglia di crescere perché ho respirato l'energia e la voglia di crescere degli altri, mi porto anche a casa degli strumenti che devo ovviamente approfondire e ne sono grata. Sono rimasto piacevolmente sorpreso da questo evento che non conoscevo e la cosa più bella sono gli incontri.
contento di aver finalmente partecipato di persona. Io che ho fatto questo passo da poco tempo sono riuscita a capire che non sono, tra virgolette, sola, ma che in realtà c'è un gruppo nutrito di persone che come me stanno cercando di trovare il loro posto in questo mondo di freelance. Tantissimo, se posso racchiuderlo in una sola parola, l'inclusività. Non sono un freelance, sto guardando, mi sto muovendo per, e sicuramente tanti spunti interessanti, e ci vedremo anche al prossimo sicuramente, magari da freelance.